Primo turno infrasettimanale in Serie D, domani in una giornata l'ottava distribuita su tre fasce orarie, dalle 15 al posticipo di fermo delle 20.30 dove si recherà il Chieti. Uno scontro tra abruzzesi, quello del Gran Sasso d'Italia, tra l'Aquila e Notaresco. I rosso-blu di Pagliari tornano sul proprio terreno di caccia preferito, quello amico, nel quale hanno costruito gran parte dell'attuale classifica, perché fino a questo momento in trasferta hanno raccolto meno di quanto ci si potesse attendere. Mancherà Daniel Giampaolo, espulso domenica a Ariano nell'1-1 contro il Roma City. Quel Giampaolo che risolse a fine estate la gara di Coppa Italia proprio col Notaresco, che invece ha appena trovato il primo successo stagionale contro la Fermana. Il 2-1 del Savini di domenica ha restituito fiducia all'ambiente in vista del lungo cammino che deve portare alla salvezza. Soprattutto sono andati in rete gli attaccanti e questa per Evangelisti non può che essere una buona notizia. Dovrebbe mancare ancora la pulsione in difesa, ma con la retroguardia a 4 il Notaresco potrebbe aver trovato la sistemazione più conforme alle proprie caratteristiche. Dopo il pareggio nel derby, il Chieti alle 20.30 affronta proprio la Fermana a Recchioni. In casa nero-verde il doppio turno interno con Isernia e Teramo ha portato soltanto 2 punti, un po' meno di quanto messo in preventivo, ma al contrario dell'Aquila la squadra di Gnoffo in trasferta non sbaglia un colpo. Torna a disposizione Oddo e questo potrebbe riportare tra i pali Mercorelli. Da verificare invece le condizioni di Forgione, domenica ha giocato dopo aver smaltito un piccolo problema all'anca, da verificare quindi se sarà al meglio per partire dall'inizio contro i canarini in crisi nera di risultati e appena sconfitti dal Notaresco. Gara interna alle 18 per il Teramo, che ha incassato l'1-1 dell'Angelini con soddisfazione e se la vedrà con una Vigor Senigallia che si è fermata 2 giorni fa al Bianchelli contro il Sora, a cui è bastato il sigillo di Fagotti. L'espulsione di Fernandez priverà Clementi di una pedina, ma il diavolo ormai in striscia aperta e al Bonolis ha le carte in regola per centrare un altro successo. Pomante avrà a disposizione anche il centrocampista Messori, che ha superato i problemi di natura fisica, davanti da valutare le condizioni degli interpreti. Per il resto l'11 dovrebbe ricalcare a grandi linee quello di Chieti. L'impegno più difficile ce lo ha l'Avezzano, che dopo lo scivolone di sabato tra Sacco con la Recanatese alle 15 andrà in casa di una delle due capoliste, la San Benedettese. Non è un momento semplice per i biancoverdi, che sembravano aver trovato la strada giusta a Termoli, ma che contro i leopardiani sono ricaduti nella sconfitta. Il trittico che attendeva l'11 di Pocheschi era da brividi: dopo la Recanatese, domani la San Benedettese e poi il derby di domenica contro l'Aquila. Coefficiente altissimo di difficoltà, ma a questo punto l'Avezzano non ha altre strade: vincere o almeno provarci contro chiunque per non compromettere un campionato partito già molto male.